Allora, i giocatori veramente distinti contro l'Isernia, diciamo che sono tanti perché comunque abbiamo avuto un ottimo comparto difensivo, anche Orfano ha dato del suo, comunque la coppia di centrale ormai possiamo considerarli il Nesta e Cannavaro della Serie D Girone F, diciamo che sono ormai una barriera insuperabile. E per quanto riguarda la prestazione di Zini, in particolar modo ha dato sulla fascia un buon esempio di come deve essere un terzino veramente poderoso e potente. Leonardo ieri ha preso un bel 9 che comunque ha fatto la partita praticamente da solo, perché oltre ai ripetuti tiri in porta, che ne ha fatti diversi, non solo tre dai quali è scaturito il gol, e praticamente ha fatto l'assist anche a Keriota per fare il quarto gol, mi ha meritato in pieno diciamo, il suo titolo, questo 9 che... Non è una cosa facile prendere 9, Leonardo, eh. Allora, più che peggiore, diciamo, il giocatore diversamente in campo, diversamente attaccante, che è Eusepi. Allora, che comunque lui è un dispensatore di consigli diciamo che abbiamo un diversamente attaccante che sarebbe Eusepi, che è un dispensatore di buoni consigli, diciamo, è una sicurezza per la squadra in campo e fuori, come ho scritto nelle pagelle, è l'allenatore in campo, però sotto il piano del gioco ogni tanto qualche errore lo fa anche un po' grossolano sotto porta, si tira due difensori, magari si riporta dietro davanti alla porta dell'avversario e quindi si annulla l'effetto un attimo di quello che dovrebbe fare. Troppo. Voto Eusepi 6, dai.